20:00, come il meme di Mazzarri. È appena terminato ufficialmente il calciomercato della Juventus, ragazzi. Che bello, che bello. Devo assolutamente sbocciare e lo farò al termine di questo video. Sbocceremo per festeggiare tutti insieme. Si è ufficialmente conclusa la sessione di calciomercato invernale più pazza della storia della Juventus. Qua lo dico e non lo nego, lo sottoscrivo. Non mi dissocio, anzi mi associo alle mie stesse parole. Wow! Ce l'abbiamo fatta, è stata una 10 giorni folle, pazzesca, e io sono veramente contento di essere qui insieme a voi a raccontare quello che è stato il calciomercato più bello di tutti da vivere nell'ultimo periodo. Ma perché? Ma c'è un motivo. Noi abbiamo appena visto, e sto registrando questo video in anticipo perché so che il calciomercato è chiuso, abbiamo visto concentrato in 10 giorni quello che solitamente si fa in più mesi, perché noi quest'estate con 3 mesi abbiamo fatto bene o male Locatelli più Ken in extremis e Caio, che è stata una trattativa abbastanza secondaria per il momento. Invece qui, in un mese, che poi sono stati 10 giorni, siamo passati da se esce Alvaro Morata con chi lo sostituiamo, se esce Arthur con chi lo sostituiamo, ci serve o un centrocampista o un attaccante. L'unica ufficialità che avevamo era la partenza di Aaron Ramsey, e invece siamo arrivati con Morata e Arthur che restano, con Vlahovic, ma siete matti in culo, Vlahovic che è arrivato insieme a Zaccaria, e anche qua io 10 giorni fa dicevo, oh, ragazzi, se resta Arthur e arriva Zaccaria, io sono disposto anche a non prendere una punta, tenere Morata e concludere così, no, Morata rimane, ci mettiamo Vlahovic, Zaccaria, Arthur. Ah, vabbè, fate voi, Cherubini arriva bene, fate voi, ragazzi, fate voi. Vlahovic praticamente ripagato, se non proprio al completo, ma una cifra che si avvicina, con le cessioni di Bentancur e Kulusevski, che erano due giocatori non più indispensabili in questa Juve, perché per quelle cifre, che in Inghilterra sono poca roba, ma da noi sono tanta, quasi ripaghiamo il colpo Vlahovic, anticipiamo il mercato, perché prendiamo un giocatore che era in uscita, parametro zero, come Zaccaria, e lo prendiamo a una manciata di soldi buttati lì, insomma, comunicati ufficiali, plusvalenza con Bentancur, anche al netto di quello che c'è stato col Boca Junior, tutta la clausola rivendita, plusvalenza eventuale con Kulusevski, che ne parleremo sull'obbligo diritto di riscatto in base alla prossima stagione del Tottenham, preso Zaccaria, un tozzo di pane, ragazzi, ma qui si è fatta la storia, qui si è andati a fare il mercato che si voleva, nei reparti che si volevano, giocatori che si volevano, nei ruoli e con le caratteristiche che si volevano, seguito l'impronta, la voglia del mister, che come diciamo oggi con Chino e Lello non ci sono più alibi adesso, Max Allegri, questa è la squadra ed è una signora squadra, peccato che si sia fatto male Chiesa, ma questa è una gran squadra, è una grande Juve, è un'ottima Juve, e adesso ci devi far vedere tu di che pasta sei fatto, se sei ancora il Massimiliano Allegri che ha fatto tante cose belle alla Juve, o se non è stata solo colpa di una rosa non uguale a quella delle altre Juve con Massimiliano Allegri. Ora tutto nelle mani di Allegri, può fare veramente quello che vuole e ha tante, tante alternative, per ogni reparto. Abbiamo aumentato sensibilmente la qualità dei giocatori a disposizione e bene o male la quantità è rimasta invariata, quindi occhio, perché la Juve si è mossa veramente molto molto bene. Mi sembra un po' eccessivo, Ragù, che cosa... Perché? Perché, Ragù? Spiegami questa cosa, dove vai? Ed è proprio in questo insieme di cose, signori, la lunghezza del mercato, cioè un mese, ridotto tutto in una settimana, in cui a prendere i giocatori che ti servivano, i ruoli che ti servivano, con le impronte caratteristiche che ti servivano. In attacco hai preso il meglio che poteva offrirti la Serie A. Hai trattenuto anche i giocatori più importanti. Eccoci qua. Il voto, ragazzi, quest'estate ho dato 4,5, 4,5 al mercato. C'era un motivo. Avevi ceduto Ronaldo, non l'avevi sostituito, avevi sì preso Locatelli che ti serviva, non è che avessi fatto chissà che cosa, la rosa mi sembrava palesemente insufficiente, in 3 mesi non ti eri mosso molto bene e anzi ti eri ridotto all'ultimo per cercare di sostituire Ronaldo. Io avevo notato delle grandi lacune, delle grandi mancanze, dei movimenti un po' così. E infatti ho detto, aia, cambia la dirigenza, pure il primo calciomercato è questo, ai. E invece in questo calciomercato cosa gli puoi dire? In questo calciomercato io, ragazzi, do 10
aprite bene le orecchie e lode. Perché contestualizzo il mese di gennaio, il calciomercato di gennaio, la sessione invernale, che storicamente non regala emozioni davvero, non regala colpi di teatro. Non hai sostituito i giocatori, li hai aggiunti, hai aumentato la qualità, hai aggiunto dei titolari veri e propri. Non avevi mai fatto un mercato di questo tipo, mai. L'hai fatto ora in difficoltà economica anche, anticipando il mercato. E soprattutto, tu avevi sempre detto 99 su 100, la rosa rimane questo, tu Allegri, quindi ufficialmente Juventus, perché quando Allegri parla, parla a nome della Juve, 99 su 100 rimane questa. L'unica conferma ufficiale sul mercato era l'uscita di Ramsey. E se il mercato era da 10 fino ad oggi, ma Ramsey era ancora lì, l'uscita di Ramsey lo porta sul 10 e lode, assolutamente. Perché hai fatto tutto quello che dovevi fare. Hai ceduto quello che dovevi cedere, Ramsey, hai valutato delle opportunità in uscita facendo anche delle plusvalenze e delle ottime operazioni di mercato per quanto mi riguarda, sebbene è ovvio che tutte le volte che se ne vanno dalla Juve dei giocatori anche ancora relativamente giovani, come Bentancur, o molto giovani come Kulusevski, è sempre un dispiacere. Ma se tu riesci a riconvertire sul mercato le cifre che vai a incassare a giocatori che poi non consideri più idonei al progetto o comunque ti offrono delle cifre allettanti, ben venga. Perché la Juve ha un nuovo obiettivo, essere sostenibile, la sostenibilità. Qualcuno potrebbe dirmi, sì però Dybala non ha rinnovato, Cuadrado non ha rinnovato. Attenzione, queste non sono mosse al mercato di gennaio, quelle le possiamo fare anche un po' più avanti, non è un problema. Io mi auguro che rinnovino entrambi e poi una valutazione su Bernardeschi e De Sciglio all'estremo ribasso si può fare e su Perin stesso. Però io mi prendo questo per il momento. E vi parlavo di Juve in grado di autofinanziarsi. Perché vi dico questo? L'ho detto da Davom e non ho più ritirato fuori quel discorso. Perché ora qualcuno mi dirà, però forse Dybala non rinnova, però forse vendiamo diritti. Sì, è vero, forse succederanno queste cose. Ad oggi non ne abbiamo certezza. Però ricordatevi una cosa, una frase che diceva sempre Luciano Moggi. Quando ho venduto Zinedine Zidane, meno male che avevo già acquistato Buffon, Thuram e Nedved. Non tre a caso, Buffon, Thuram e Nedved. La spina dorsale su cui poi si è basata la Juventus del futuro degli anni a venire. Perché? Perché se avessi venduto Zidane e poi fossi andato sul mercato, Buffon, Thuram e Nedved sarebbero costati molto di più. Perché i club avrebbero saputo, hai venduto Zidane, quindi hai dei soldi a disposizione. No, l'ho fatto prima, li ho comprati e poi ho venduto Zidane. Un po' come abbiamo fatto noi con Higuain, anche se lì c'era una clausola, o come abbiamo fatto in questo caso con Vlahovic e con Zaccaria. Abbiamo acquistato e poi abbiamo venduto. E potrebbe essere, sì, ve lo dico tranquillamente, potrebbe essere che non rinnoverà Dybala o potrebbe essere che verrà venduto De Ligt per cercare di mettere tutto a posto, no? Di questa cosa qua. Però non lo possiamo sapere. Ad oggi abbiamo un'indicazione unica, e cioè che la Juventus a gennaio si è mossa di prepotenza aggressiva per cercare di arrivare a quel punto, e cioè far sì che la qualificazione Champions possa essere molto alla portata della Juve, perché quello rimane un must per soldi e per prestigio, per vetrina, perché non dimentichiamoci che i giocatori forti vogliono giocare alla Champions League, oltre al fatto che ti dà ancora più sostenibilità. Una nuova era per la Juve, una nuova via. Giocatori che compri e possono essere futuribili e rivendibili. E se li rivendi, puoi reinvestire quel denaro fresco su altri giocatori, su altri ruoli, su altri profili, più idonei a quello che vuole l'allenatore di turno, che sarà Allegri, magari non sarà Allegri, non lo so, questo non mi interessa, questo è un dettaglio. Perché d'ora in avanti la Juventus ha scelto questa strada. Ed è la strada giusta. Ricordatevi che è la strada giusta. E quindi se quest'estate ho dato 4,5 e ho criticato aspramente il lavoro di Cherubini ed arriva bene, non posso fare altro ora che contestualizzando il tutto all'interno di questa sessione di calciomercato e con le difficoltà evidenti legate all'economia della Juventus, che non è rosea, lo sappiamo, continuamente obbligati a fare aumenti di capitale e soprattutto con un mercato invernale che di solito, ma non solo la Juve, non solo in Serie A, ma in generale siamo la regina del calciomercato invernale, la squadra che si è mossa meglio. Ma banalmente, lo stipendio di Vlahovic da qui a fine stagione lo paghiamo con l'uscita di Ramsey. Banalmente, bene o male, stessi numeri circa, siamo lì.
E quindi questa è la direzione. Ci sono altri profili ora nel mirino, no? Ci sono Alessandro, ci sono Rabiot, giocatori che guadagnano tanto e che non sembrano così con i piedi piantati a terra nel futuro della Juve. Ma ci guarderemo quest'estate, quando ci sarà anche un po' più di tempo a disposizione. Per il momento, questa rosa della Juve è tanta roba. Quindi brava società, brava dirigenza, bravo chi si è mosso sul mercato, bravo chi ha fatto le trattative, chi ha avuto l'idea, chi ha voluto andare su questi giocatori. Personalmente non avrei mai immaginato di ritrovarmi alle 20 del 31 gennaio 2022 a dire queste cose. Abbiamo acquistato Zaccaria e Vlahovic e abbiamo risolto tanti dei problemi che avevamo strutturali proprio come squadra, non tutti, ovviamente, e ora palla al campo, che è l'unico giudice che ha sempre la verità assoluta. Tutti noi possiamo avere delle opinioni, possiamo avere delle considerazioni, delle preferenze, poi il campo, il campo che ci mette tutto lui. E quindi bene, il mio è un 10 lode, voglio sapere il vostro, ben consapevole del fatto che forse è un voto esagerato. Ma io, contestualizzandolo all'interno di tutto quello che è accaduto, lo do volentieri. E ora si sboccia. Alla vostra, ragazzi, a Cherubini, ad Arriva Bene, alla Juventus, alla nuova era per la Juve, a questo nuovo futuro che dovrà essere roseo e vittorioso, come ci insegna la nostra storia. Ma soprattutto grazie a voi per essere stati presenti in questi giorni. Avete veramente risposto super presente a tutti i video che ho portato. E quindi questo brindisi è per la nostra Juve e per la mia fantastica community. Grazie mille a tutti. Sbocciate anche voi, prendetevi una birra, un bicchiere di vino, quello che volete, un calice, e brindate insieme a me. Alla Juventus. Fino alla fine.